Amici del Fai da Te, ben ritrovati. Oggi, come potete vedere, sono qui nel mio giardino, sono in tenuta evidentemente da giardinaggio, non vi trago in inganno la camicia perché è una vecchissima camicia che uso proprio per cercare di difendermi dagli insetti. E oggi sono a parlarvi appunto di giardinaggio, sono a parlarvi proprio per gli amanti del giardinaggio. Questo sarà un video non utile, utilissimo, perché in questo momento sono all'ombra del mio salice e il salice in questi mesi è stato oggetto di un piccolo intervento. Cioè io e mio figlio abbiamo tagliato un grosso ramo perché il salice rischiava di inclinarsi troppo e ahimè di strappare dalla terra le sue radici, e quindi abbiamo alleggerito il salice tagliando un grosso ramo. Di questo grosso ramo con la motosega abbiamo fatto tanti piccoli pezzetti per il camino per questo inverno e li abbiamo messi qui giù proprio sul mio terreno, li abbiamo lasciati lì accatastati per circa un paio di mesi. Ho detto a mio figlio: lasciamoli lì che prendono un po' d'acqua, così almeno quando secca la legna è ancora è meglio, brucia meglio, gli ho detto. E intorno vi è cresciuta logicamente l'erba alta. Ieri vado a rimuovere questi legni per cominciare appunto a stiparli per l'inverno, e cosa trovo? Guardate, eccolo qui. Come, adesso io vi faccio vedere, questo ormai è mezzo morto perché è più di 24 ore che l'ho tolto dalla terra, ma come vedete è un pezzetto di legno, e guardate all'estremità cosa è successo. Questo me ne faccio vedere uno, ma potrei farvene vedere almeno una decina, cioè quelli che appoggiavano giù sulla parte bassa del mio mucchio, quindi sotto al peso degli altri tronchi, con l'umidità, con le piogge, hanno messo delle radici. Qui sono bastate queste tre piccolissime radici, spero che si vedano nel video, per generare subito, qui c'erano praticamente 5 piante pronte a crescere. Io cosa ho fatto? Logicamente in questo momento non è che mi possono, anche perché il salice ha delle grandissime dimensioni quando si va a svilupparsi, quindi ho detto: ne trapianto uno, le altre ahimè mi dispiace ma andrò a bruciarli, e quell'uno adesso vi farò vedere nella seconda parte del video come fare ad interrarlo, come io l'ho interrato, per così avere una nuova pianta. Quindi questo video è proprio dedicato a coloro che possiedono, o magari anzi sicuramente hanno degli amici che hanno un salice piangente. Basta che gli chiedete quando andranno a potarlo questo salice, quando vanno a tagliare dei rami, guardate un ramo tipo questo, chiedetegli un pezzo di un ramo, fatene più pezzetti da 10, 15, 20 cm, non è la lunghezza, che anzi penso che più è corto meglio è, e andate a mettergli del peso sopra. Se avete degli altri tronchi sempre di salice bene, se no caricatelo con degli altri pezzi di legno. Lasciatelo lì per un paio di mesi e alla fine otterrete delle nuove piante di salice, il tutto completamente gratuito e soprattutto con la soddisfazione di averlo creato con le vostre mani. Adesso vi lascio la seconda parte del video dove vi faccio vedere come l'ho messo a dimora quello che io ho deciso di salvare. Se vi piace questo video, soprattutto se lo avete ritenuto utile, vi chiedo di condividerlo con i vostri amici su Facebook o sui canali social, e mettete un bel mi piace che è sempre ben gradito. Al prossimo video! Ecco, ora vi faccio vedere dove ho messo a dimora il mio nuovo giovane salice. Eccolo qua, sta già bene perché vedo proprio già le foglioline verdi, quindi vuol dire che ha preso. Come vedete il piccolo tronchetto di legno l'ho messo giù su un poco di terra, l'ho ricoperto con un poco di terra, e come vedete la piantina, anzi sono due, adesso uno dovrò anche andare a tagliarla perché sennò terrò questa e taglierò quella dietro. E questa è la pianta madre da cui ho ricavato il mio nuovo piccolo salice. Se vi è piaciuto questo video vi invito sempre a mettere un bel mi piace che è ben gradito, e vi invito anche a iscrivervi al canale, riceverete i miei video ogni qualvolta andrò a pubblicarli. Io e il mio salice da qui vi salutiamo. Bye bye!